Buonasera. Un piacere. Buonasera, Presidente De Luca. Senta, il 20 ottobre la Consulta si esprimerà sulla legge Severino, no? E c'è il rischio che lei decada dalla carica di Presidente della Regione. E quindi... Severino. Sì. La legge Severino. La legge Severino, sì. La Consulta si esprimesse a mio sfavore, automaticamente le lancette della campagna tornerebbero a poco prima dell'età del bronzo. Vabbè, non... La vita media scenderebbe a due ore no, un quarto. Non credo. Neanche quella di una falena. Sì, no, però e quando i bambini campani con gli occhi gonfi di lacrime chiederanno perché non c'è da mangiare. Esageri, no. I genitori diranno l'hanno deciso i giudici della Consulta. No, guardi, non credo. Giudicetti, con i loro martelletti sulla faccia di sorrisetti. Sì, però ecco, lei è preoccupato? Io o no? Preoccupato. Eh no, perché potrebbe... Non lo ero quando appena insediato Masalerno come sindaco ho trattato con le tribù cannibali affinché si allontanassero dal centro. Ma non ci sono tribù cannibali in Campania, infatti, no? Le ho accompagnate io personalmente in Molise. Ma non è vero, ma non... E non, no. Non mi sono certo spaventato quando mi sono immerso nel tratto del fiume Tanagro tra Contursi e Piano San Vito, ho convinto uno ad uno i Piragna ad andarsene. Ma adesso lei sta facendo un I Piragna mi chieda, sono bestie immonde. Sì, sì. Penso che ora lavorino tutta Rai 3, tra l'altro. Ma lasci stare Rai 3, ne abbiamo... Si figuri se posso preoccuparmi per quattro giudicetti. Ma d'altronde non posso che nutrire un grosso rispetto per la legge. Oh, giusto. Anche perché la giustizia in campagna l'ho introdotta io. In che senso? Prima di me in campagna c'era solo la rupe tarpea. Ma no. Un contenzioso si gettavano le famiglie intere. Quelle che sopravvivevano avevano ragione. Sì, però rimaniamo nel merito del ricorso, no? Perché l'avvocatura dello Stato sembra piuttosto determinata contro di lei. L'avvocatura? Sì. Detta dello Stato. Non detta, si chiama avvocatura dello Stato. Lo Stato. Lo Stato già indica qualcosa che non c'è più, che ma è no. Stato. Ma perché no? Lo Stato è l'avvocatura dello Stato, no? L'avvocatura dello Stato si chiama, no? È un'istituzione, no? Che... Io mi nutro di avvocatura, mi diverto. Si nutre, ma non personaggetti con la toga nera. L'avvocatura, Tocatelli, Azzecca, Garbugli, che si divertono a gettare alveari nei campi nudisti. No, non fanno questo, sono persone secondo che devono... lor signori dell'avvocatura, io dovrei essere sospeso dalla mia carica di presidente della regione Campania. Vabbè, nel caso... In campagna ho portato i globuli rossi. Ma cosa di? Ma non è vero. Prima di me, in campagna, il pallore cadaverico regnava sovrano. Ma non è vero. Lei non ha idea della disperazione della gente che per avere un po' di colore in viso, diciamo, si rotolava sulla terra battuta dei campi da tennis. Ma cosa sta dicendo? Scene strazianti che facevano male al cuore e al tennis. Ma perché? Non abbiamo campioni di tennis napoletani perché tutti i campi erano occupati da gente che si rotolava. Guardi che questi sta dicendo dell'avvocatura, clandestini abusivi della specie umana. No, ma stia nel merito. Non sanno che in campagna prima di me la gente non masticava. Ma cosa la masticatura qui l'ho portata io. Ma la smetta di I bocconi li ingoiavano intieri come i pitoni. Ma non è vero. Non le dico la gioia delle lobby dei digestivi. Ma cosa l'idea c'è? Di aspettare due ore prima di fare il bagno è mia. Ma cosa dice? Ma cosa dice? Lei sta facendo una roba. Entri nel merito della sua decadenza. Prima di allora ogni estate al primo giorno di mare subito dopo pranzo c'era una carneficina. A fine agosto la popolazione era ridotta a sole 4 persone. Sì, però allora senta, la questione è imbarazzante in quanto l'avvocatura dello Stato è un organo che riflette Palazzo Chigi, ovvero il segretario del suo partito, Renzi. Renzi, ecco. Un politico dall'intelligenza straordinaria. Beh, certo, sì, sebbene la sua espressione alquanto vacua possa indurre a ritenerlo come frutto di accoppiamenti consanguinei che si sono fatti via via fin troppo stretti. Non ce la fa a fare un complimento e basta. Deve... Lasci stare se le cose... lei vuole scaricarmi, se Renzi vuole scaricarmi come ha fatto con Marino, è meglio che si comporti da uomo e che venga a dirmelo in faccia. Vabbè, io qui sono in trincea a combattere sul territorio. Vabbè, certo, un territorio abitato da primati onanisti. Ma là che cosa? Perché? Cosa è successo? Se lei va all'angolo tra Piazza Correra e via Giambattista Vico, occhio, ma che dove? Deve arrivare da via Roma perché da Corso Trieste è senso unico. Ma tanto non conosciamo nel dettaglio, che ce ne frega? Non... Si sta parlando di un piccolo pezzo, no?
politicamente, no? Stavamo cercando di fare... Dicevo. Sì, vabbè, dicevo. In quell'angolo. E parliamo di quell'angolo. La regione aveva fatto installare una statua di Pinocchio. Ah, Un Pinocchietto. Bella, bella. In legnetto. Sì, legnetto. Bella. Vabbè, sì, bella. Che hanno fatto questi disagiati del pensiero. Ma chi... Si... Prima hanno scritto strunz sotto la faccia del Pinocchietto. Ma sono vandali. E poi ci hanno rubato il naso. Pure. Per farci il portarotolo di carta igienica nelle loro case abusive al mare. Ma vabbè, ma questi quattro animali. E lei mi parla di Renzi. Detto Matteo. No, detto. Si chiama Matteo. Comunque, guardi. Abbandoniamo un attimo la politica, perché domenica scorsa ha incontrato lei Samantha Cristoforetti. Sarà stata una grande emozione, no? Cristoforetti. Detta sì. Samantha. Sì, ecco, però non dica personaggetto. Personaggione. Oh, quella. Personaggione, la Samantha Cristoforetti, esempio di serietà e rigore. Bravissimo. Che però purtroppo con la sua presenza ha rinfrescato una ferita aperta riguardo la ricerca aerospaziale in Campania. Ma quando mai si è fatta il mio obiettivo è in 6 mesi di rendere Benevento la Cape Canaveral d'Europa. Ma quando? Ma chi l'ha detto? Ma sei sicuro? Eravamo già pronti al lancio del primo napoletano nello spazio. Ma perché? Ma cosa dici? Ma guardi, io ho un'ambizione importante. Ambiziosa come... Sì, sì. Eravamo già pronti al lancio del primo napoletano nello spazio. Spazio. Se non fosse che qualche fetente si è rubato i caschi degli astronauti. È un disastro. E li ha rivenduti al mercato nero come insalatiere. Vabbè, ma sono un e non gli è bastato questi mariuoli. Sì, vabbè. Si sono rubati anche la rampa di lancio per farci dei tralicci con cui prendere Sky a gratis. Vabbè, ma è vandalismo. Così non pagano le partite. Ho in capito. Campagna la luna l'ho portata io. A cosa dice la prima luna? Prima da me la campagna era piena di lupi mannari frustrati, depressi, che non sapevano come trasformarsi. Ah, già, non c'era la luna. Quei poveretti usavano piatti tondi da pizza, li lanciavano in aria e in quei 2 secondi che ma il piatto cosa... rimaneva in aria li illuminavano con le pile. Per far la luna. Ma era lo stesso che usare una bambola gonfiabile per fare l'amore. Andrea Zalone!